Bene, buonasera. Non voglio prendermi meriti che non ho, perché il dottor Caterino prima ha accennato al fatto che ho curato una parte della mostra. In realtà non ho curato nulla, ho avuto solo qualche idea, anzi in realtà ho avuto solo un'idea che non è stata realizzata. Mi sarebbe piaciuto che nell'atrio fosse esposto l'aereo che D'Annunzio aveva adoperato per volare su Vienna, no? Lo SVA famoso, che si trova all'aeroporto di Genova. Genova è anche un aeroporto, per chi non lo sapesse, anche se forse a volte sembra un'altra cosa, però niente, questo aereo non si è potuto mettere, quindi forse tra 100 anni chi farà la prossima mostra lo farà. Bene, D'Annunzio va alla guerra, Gabriele, e perché noi facciamo questa iniziativa nel 16? Perché c'è una ragione storica precisa. Nel gennaio del 16 D'Annunzio ha questo incidente aviatorio, in seguito al quale perde l'occhio destro, e in seguito al quale nasce questo libro notturno. Voi sapete che D'Annunzio è costretto a un periodo di cecità. In realtà la gravità dell'infortunio viene diagnosticata abbastanza tardi. Intanto l'infortunio, diciamolo subito, visto che D'Annunzio un po' questa figura eroica, non ha nulla di eroico, è semplicemente un ammarraggio mal riuscito, e il pilota di ritorno da Trieste vede che gli manca il carburante. Molto spesso partire per questi viaggi di volantinaggio, perché inizialmente soprattutto questo erano, implicava la possibilità di finire nell'acqua, ecco perché erano soprattutto idrovolanti. E allora o si finiva nell'acqua e si sperava che qualche mezzo nautico si intervenisse, o se no si cercava di ammarrare. Quindi questo pilota cerca di fare una manovra nella laguna di Grado, però sbaglia qualche cosa e D'Annunzio colpisce con la tempia un montante dell'aereo. E dunque c'è questa ferita, questa lesione, che solo dopo un paio di mesi comincia a essere curata, e viene curata con una sorta di benda sull'occhio destro, ma anche sul sinistro, in modo che non si indebolisse troppo. E dunque D'Annunzio vive 2 o 3 mesi in una situazione di tenebra. Questa parola mettetela da parte perché poi ci torniamo. Di tenebra, però sappiamo che l'inazione non era la sua condizione preferita, e allora inizialmente comincia a dettare alla figlia qualche cosa sulla guerra che aveva vissuto. Poi si fa portare delle strisce di carta che, così, sapendo in qualche modo come sono fatte le lettere dell'alfabeto, comincia a vergare. E quindi ecco questo libro che prende forma. Poi però le bende si tolgono e D'Annunzio torna pienamente alla guerra, e questo manoscritto viene accantonato. Viene accantonato, la guerra finisce, c'è Fiume finisce come sappiamo, siamo all'inizio del 21, e D'Annunzio riprende in mano questo materiale e vorrebbe farlo pubblicare il 4 novembre del 21, quindi c'è una ricorrenza da tenere presente con quest'opera. In realtà il libro esce qualche giorno più tardi e nel giro di un mese diventa il libro più venduto, non dico best seller, se n'è andato il nostro oratore, che non ama gli anglismi, era diciamo il libro più venduto. Bene, non è una cosa da poco. Intanto siamo nel 21, quindi la grande ondata di libri sulla guerra è già quasi finita. C'era stata una produzione abbastanza ampia, però sempre non più dei 100 titoli nuovi all'anno, quindi non una grande produzione. Sterminata. Bene, nel 21 si esaurisce la produzione sulla Grande Guerra. Escono 5 libri importanti. Oltre al Notturno esce l'Alcova d'acciaio di Marinetti, laddove questa immagine rappresenta il carro armato. Esce Rubei di Borgese, il primo romanzo italiano sulla Grande Guerra. Esce Viva Caporetto di un certo Erich Suger, che poi si chiamerà Curzio Malaparte,
e esce ancora un altro libro importante, e cioè Paolo Monelli, Le scarpe al sole. Ecco, dopo il 21 poi avremo una serie di anni in cui della guerra non si parla, perché succedono in Italia delle cose nel presente che assorbono l'interesse. Siamo, quando esce il Notturno, siamo neppure un anno prima della marcia su Roma, quindi l'interesse è rivolto altrove. Bene, il Notturno esce, e vi do qualche dettaglio, a un prezzo di 20 lire. Pensate che i libri mediamente costavano 5 lire. Ma ne esce anche un'edizione riccamente rilegata che costa ben 250 lire. E quindi un pezzo da museo, però. Bene, tutto questo viene esaurito in poco tempo. Ne si vendono 50.000 copie del Notturno tra la fine di novembre e la fine dell'anno, quindi in un mese. Ecco questo grande interesse. Anche Rubin, libro di Borghese, era stato pubblicato dallo stesso editore Treves, a un prezzo non di 20 ma di 5 lire, ed era stato, oggi sarebbe un flop, perché in effetti questo romanzo, che anticipava un po' la coscienza di Zeno, il protagonista era un soldato senza qualità, non aveva troppo motivo di interessare. Ecco il Notturno. Che libro è? Vi leggo l'incipit, se no cade un po' tutto il discorso che sto facendo. O sorella, perché due volte mi hai deluso? Chi è la sorella? San Francesco, sorella morte. Subito. È stato abbandonato, tradito dalla sorella morte. La prima volta ella di poco sopravanzò la gloria nell'uccidere il mio compagno, che si era con me giurato per il viaggio senza ritorno. In sintesi, D'Annunzio ci fa capire che è stato risparmiato perché è morto il suo compagno. La seconda volta, con un gioco fatale di ore, ella donò a un altro la bella sorte, e noi parliamo sempre di bella morte, e qui c'è questo gioco abbastanza interessante, a cui quel medesimo mi aveva designato, riconoscendomi degno per diritto divino. In sostanza doveva imbarcarsi per un'impresa aviatoria, ma venne richiamato dal ministero, non partì e morì chi l'aveva sostituito. Ecco, intanto da questo incipit vi siete resi conto che è un D'Annunzio che un po' ci sorprende, perché non c'è nulla di quella prosa letteraria ricercata e immaginifico, ma è un D'Annunzio estremamente concreto. E in effetti, prima diceva Bernardini di questa difficoltà di rendere nostro un autore che ha scritto 100 anni fa queste pagine, ma il Notturno è il libro meno d'Annunziano di D'Annunzio, perché certamente ci sono numerose le citazioni mitologiche, c'è la ricerca del linguaggio letterario, è un prosimetro, nel senso che ci sono delle parti in prosa e delle parti in versi. C'è sicuramente dunque questa componente dotta, ma c'è anche l'esigenza di raccontare quello che è stato visto. C'è un D'Annunzio, ad esempio, che coltiva il frammento. Il frammento ancora non era entrato nella nostra dimensione letterale, c'entrerà grazie proprio ai Liguri, Boyne, Sbarbaro, e prima quel Ceccardo che con D'Annunzio aveva un mercato delle lettere non trascurabile. Ecco dunque questo libro atipico, questo libro nel quale D'Annunzio parla della guerra, e ne parla perché è andato in guerra, Gabriele, c'è stato, e quindi non può contrabbandarla per una bella occasione per raggiungere la bella sorte o la bella morte. Ecco dunque questo D'Annunzio che in effetti risente in maniera evidente di questa esperienza che gli detta un modo di scrivere differente. Prima è stato detto giustamente che D'Annunzio è un creatore di linguaggio, questo lo sappiamo, ma io sono del parere che un grande scrittore è quello che inventa un linguaggio. Però non è detto che inventi un linguaggio così sulla base del destro, e certamente è un linguaggio che affonda le sue radici nelle nostre origini. A caso ho aperto un passo, sta parlando di un medico.
Cazzara, uno dei feriti, e dice: ha una parlatura toscana di purità senese. Così parlava Santa Caterina Giovinetta quando coltivava il suo giardino. Ecco dunque questo ritorno alle origini. Ma se noi leggiamo il notturno e vediamo che c'è un grande modello in queste pagine, il notturno finisce con un verso: Susa l'Italia bella giace un lacco. E questo è Dante redivivo. Nel notturno abbiamo un'infinità di citazioni dantesche esplicite, di vocaboli, ma abbiamo anche delle situazioni. La tenebra di cui vi parlavo prima è la tenebra infernale. Ecco dunque che cosa vuole scrivere D'Annunzio in quest'opera. Vuole scrivere sull'inferno, l'inferno nato dalla guerra. Ecco allora perché Dante, che era uno dei suoi grandi culti, D'Annunzio, quando è in Francia, diciamo, avevo anch'io l'esilio di Dante. L'esilio di Dante forse era un po' più crudo, non credo che subisse D'Annunzio quanto sa di sale un pane altrui. Ebbene, ecco, in D'Annunzio però c'è questo senso di volere sperimentare la guerra, raccontarla in un'opera letteraria. Ma dei libri sulla guerra questo è il meno rappresentativo. Perché? Perché ci parla di una guerra degli aviatori, mentre per più la guerra è stata vissuta e sofferta sulla terraferma. È un libro che ci parla di una guerra vista in un modo, perché non dirlo, aristocratico. E dunque la guerra raccontata da D'Annunzio è una guerra particolarmente individualista e originale. D'Annunzio va alla guerra. Come viene visto questo cinquantenne arruolato in un reparto di terraferma in lanciere di Novara, che però poi si imbarca volentieri sulle imbarcazioni che sono impegnate nella guerra dell'Adriatico, che poi fa tutti i suoi voli? Cosa pensano di lui i soldati? Vi leggo qualche parola scritta da un soldato che la guerra non l'ha fatta con le attenzioni di cui godeva D'Annunzio, però un soldato che troviamo nelle nostre storie letterarie, perché si chiama Giuseppe Ungaretti. L'antefatto, siamo nel luglio del 17, c'è stata una decimazione di sottotenenti. I sottotenenti erano gli ufficiali che guidavano i drappelli all'assalto quando uscivano dalle trincee, e secondo l'ottica strategica di Cadorna, su 500 bisognava che 100 arrivassero all'obiettivo, e quindi 400 potevano tranquillamente essere considerati destinati alla morte, tra questi anche i sottotenenti. In questa situazione si cerca di formarli direttamente al fronte e si cerca di stimolare sottotenenti tutti coloro, i soldati che hanno un titolo di studio, e Ungaretti aveva un titolo di studio. Cosa vuol fare Ungaretti? Vuole fare carriera? No, assolutamente. E allora scrive a un suo amico, un altro soldato, un altro settore, che si chiamava Mario Puccini, per raccomandarlo a restare quello che era. E allora gli dice questo: per avere una coscienza, per avere umilmente servito il mio paese, trasportato pesi, subito insolenze, affogato ogni specie di dignità formale, per non aver avuto per dignità che il sentimento del mio dovere da compiersi, non merito almeno una minima considerazione? Ah, per D'Annunzio, che fa le pose plastiche in ginocchio dinanzi ai feretri, col lembo della bandiera in mano, e non so in qual altro modo, dinanzi al fotografo sempre immancabile, per quest'uomo che nausea i nostri soldati, per questa eterna modella che, mentre in ogni casa d'Italia c'è il lutto, mentre qui si è soverchiati da questa tremenda sofferenza che è la guerra, lui fa il fatto esteta, ci sono tutti i riguardi e tutte le moine. Pesante, però non è solo così. A Tiro Frescura, nel diario di Boscato, un altro libro importante, invece dice: tutti i soldati che avevano la fortuna di assistere ai suoi discorsi in trincea si sentivano inevitabilmente attratti dai suoi ideali. Ecco quest'uomo che sa catturare anche con le parole
parole di un discorso tenuto in trincea, le anime dei soldati. Personaggio controverso, D'Annunzio, lo vediamo proprio da queste parole che vi ho letto, e tuttavia personaggio, come tutti quelli non lineari, che credo meritino di essere conosciuti anche attraverso una mostra ricca, stimolante e certamente capace di ricostituirci, di restituirci il suo tempo, qual è quella che Anita Ginella ha creato e che qui abbiamo la fortuna di poter osservare in questi giorni. Grazie. Si sente, sì, sarò brevissimo perché la mostra ci attende. Ma vorrei tornare al titolo di Ginella, no? Di Gabriele va alla guerra, mi ricordo il titolo di un film, Babette va alla guerra, va bene, no, però comunque nulla. Però questa familiarità contenuta nel titolo probabilmente nasconde un senso, un significato che è presente nella cultura italiana. Cioè Gabriele fa parte, a parte la guerra, escludendo in questo momento la guerra, però sicuramente Gabriele D'Annunzio fa parte di un nostro vissuto culturale, fa parte di un certo nostro DNA, nel bene o nel male. C'è un elemento profondo di italianità in D'Annunzio ineludibile, in cui noi probabilmente ci possiamo riconoscere ancora in qualche modo. D'Annunzio, nostro contemporaneo, l'attualità di D'Annunzio, io non sono in grado di fare tutto ciò, non sono un italianista, eccetera, eccetera, io sono storia del cinema, ho insegnato storia del cinema, per cui poi dovrò aggirare l'argomento passando altrove. Però così a naso, ma forse non tanto anche perché già Arbasino diceva tutti noi dovremo fare i conti prima o poi con D'Annunzio, no? D'Annunzio è ingombrante, monumentale, come il Vesuvio, come il Vaticano, come la Torre di Pisa, il fiasco di Chianti, in qualche modo ineludibile. È vero che alla sensibilità odierna fa orrore che D'Annunzio sia stato colui che fonda il mito della guerra come qualcosa di sacro e di estetico. La sacralità della guerra e l'estetizzazione della guerra, intendo la Prima Guerra Mondiale, da cui derivano i cippi, eccetera, di cui si parlava prima, i movimenti e i monumenti funerari, così macabri, no? Però dotati ovviamente di memoria, però così, questo è il significato, è farina del sacco di D'Annunzio in gran parte, e soprattutto del discorso del maggio radioso del 1915, allo scoglio di Quarto, dove si scomoda il Vangelo, no? Si scomoda il discorso della montagna e delle beatitudini. E quindi diciamo una certa improvvisazione, un certo dilettantismo, meraviglioso dilettantismo di D'Annunzio, sfociante spesso tra il gusto e il cattivo gusto, forse più spesso verso il kitsch e il cattivo gusto, ci appartiene in toto. È un difetto, un pregio nazionale. Dilettantismo lo intendo nel senso quasi rinascimentale del termine, va bene, il dilettarsi, non nel senso necessariamente dispregiativo. Cosa voglio dire però? Vorrei ritornare a quello che diceva Bernardini prima. Perché? Perché mi incuriosiva, perché probabilmente, dico un paradosso, lo so, davanti a professori universitari, che forse i professori universitari sono i meno preparati per riuscire a decodificare lo spirito d'annunziano. Perché c'è sempre un po' il sopracciglio alzato nei confronti di D'Annunzio, c'è sempre un po' un atteggiamento di altezzosità, anche se Carducci e Pascoli non ci dicono assolutamente nulla oggi, almeno non penso,